Bentornati in studio. Io adesso farò un confronto fra questi due giornalisti che presento. Umberto Torelli, lo conoscete? Buonasera. È un amico antico di Netcafé, non ho detto vecchio, antico di Netcafé. Gigi Beltrame, il nostro guru che ogni settimana ci risponde agli SOS e fa con Maria excursus nel mondo digitale. Allora, il compito di Torelli è analizzare in anteprima assoluta questo milestone di Motorola che ti affido immediatamente. E quello che possiamo dire è un Android 2, quindi ha sistema operativo Google, ha uno schermo generoso, quindi superiore ai 3 pollici. Ecco le immagini. E soprattutto, cosa strana per gli androidi, è uno dei primi che utilizza una tastiera. Ecco, stiamo vedendo, perché 5 in genere megapixel. Sono touch. In genere lavorano tutti col touch. Sì, eccola sì. Qui, questo ha entrambe le cose. E la tastiera, come dire, è comoda per gli smanettoni che devono fare sia SMS che mail in abbondanza. Umberto, mi hai detto la verità quando hai detto che è uno dei primi esemplari che transita qui per Milano? Assolutamente. Quindi uno lo stiamo vedendo. Diciamo che i telefonini arrivano prima a Netcafé, poi in distribuzione, poi sui giornali. Diciamo di sì. Diciamo di sì, è vero. Prima al Corriere. Allora, andiamo avanti. Lì è la mia gatta, quindi fa fotografie, riprende filmati. 5 megapixel, è un 5 megapixel, è un dispositivo, come dire, che nasce ancora una volta attorno alla multimedialità, ma soprattutto attorno a Google. Certo. Quindi si entrerà nel mercato, nel Google Market per scaricare le applicazioni, si può avere la posta elettronica, quindi la Google Mail, è nato per la rete. Ricordiamo sempre a chi ci segue di fare assolutamente un abbonamento flat, perché questi, come si accendono, consumano euro in abbondanza. Quindi un abbonamento a costo fisso. Umberto, avete detto qui, tu e Gigi insieme, che nel momento in cui non c'è più la connessione, questo telefonino diventa un pezzo di plastica, non c'è più. Diventa un telefono normalissimo con cui, sì, vado a eseguire chiamate. Cos'è quel touchpad? Touchpad semplicemente viene usato quando al posto del dito ho aperta la tastiera e devo scorrere sullo schermo per navigare. Umberto, quindi... c'è già un prezzo stabilito? Sì, il prezzo l'hanno stabilito, esce a fine mese, quindi a giorni, e è quotato 499. Quindi Motorola cerca di rientrare sul mercato. Vediamo la tabella riassuntiva, la potete vedere, non la stiamo a leggere, tanto poi la ritroverete sul nostro Spaces. Servirà però per fare lo scontro con l'altro telefonino schierato da Gigi Beltrame, che saluto, HTC HD2, e anche questo freschissimo, appena uscito. Gigi, allora, come può battere quell'Android che ha presentato Umberto? No, adesso non è perché, sennò sembra che ce la tiriamo. Il mio è il Porsche Cayenne dei cellulari, perché è proprio un SUV iperpotente, mentre quello è una bella macchina. Bella berlina. Per cui, diciamo, sono... Andiamo a vedere questa fuoriserie, vai. Quindi in questo caso abbiamo veramente un cellulare con uno schermo enorme, perché è un 4-3 pollici, multitouch, perché è il primo con lo schermo capacitivo veramente funzionante. In questo caso avevamo girato un filmato qui, anzi no, forse era da YouTube, questo qua l'abbiamo scaricato direttamente da YouTube. Quindi citiamoci addosso, cioè su YouTube c'è Netcafé che poi noi filmiamo con i cellulari. Grandioso, Gigi. Questo qui è il massimo dell'interazione. Comunque, Umberto, non per darti torto, ma qui c'è una luminosità di schermo che spaventa. Qui la cosa che è innovativa e è veramente unica per il momento è quella di aver messo su un sistema Microsoft, quindi sul 6.5, questa interfaccia che richiama comunque moltissimo Google, certo. E sotto con questa barra menu a scorrimento, molto comoda. Vai Gigi! Che però è una caratteristica, diciamo, di quasi tutti i modelli degli HTC, perché anche addirittura nei modelli 2D, quindi quelli meno potenti, funziona in questo modo. Qui stiamo vedendo come viene ingrandita l'immagine con il multitouch. Bellissimo. Per cui è molto semplice ed è effettivamente un cellulare enorme, che può confrontarsi e stravincere con l'iPhone. Noi ci chiediamo sempre qual è il cellulare che può battere l'iPhone, qual è il cellulare che può battere l'iPhone. In questo caso è multimediale, completo, posta elettronica, Twitter, Facebook, chi più ne ha più ne metta, per cui questo è veramente un
contendente. Ed è reattivo come l'iPhone, perché le foto le abbiamo viste prima. Ma soprattutto ha un processore da 1 GHz, per cui è lo Snapdragon estremamente potente. Ti voglio sul prezzo, costa meno o più dell'iPhone? Ho parlato di un Porsche Cayenne prima perché effettivamente oltre all'ingombro, oltre alla potenza, c'è anche il prezzo che è oltre 600 euro. Oltre 600. Ah, però questo è, diciamo, è il massimo che si può ottenere da un cellulare. Però come peraltro ha una funzionalità interessante che permette di condividere in wifi la sua connessione alla rete, per cui questa è una peculiarità molto interessante.